viva. ¿Y tú cómo estás? Encantada de la vida. Encantado de mirarte, de saber que no me quieres. Y que no puedo llorar. Yo sé muy bien que tú no eres para mí. Buon pomeriggio carissimi amici, buon lunedì a tutti voi carissimi della gente buena, della gente della musica cubana. Come avete passato questo fin di settimana, soprattutto questo giorno di Pasqua, ieri domenica e quest'oggi ancora qui, almeno nel Salento, in Puglia, nel sud Italia, ma anche in tutta Italia, e siamo ancora di festa o eravamo di festa. Almeno come calendario e anche come animo, visto che non c'è molto da festeggiare. Però vorrei sapere comunque da tutti voi come avete passato questi giorni, come state anche moralmente ed anche, perché no, fisicamente, no? Perché ovviamente se una persona moralmente è giù, anche giù molto spesso anche fisicamente, si sente stanco, si sente la noia ti porta a stanchezza, la noia ti porta anche a sentire dolori immaginari, e perché devi dare una giustificazione al tuo malessere, il malessere mentale, il malessere psicologico che ci sta creando, che ci ha creato questo anno da dimenticare. Per fortuna che abbiamo la nostra musica che ci dice che siamo ancora soprattutto innamorati, incantati della vita. Sì o no? Un abbraccio a tutti voi carissimi amici, un abbraccio, un bacio grande, e soprattutto vorrei ricordare a tutti voi di tenere sempre a portata di mano e sulle vostre labbra, anche se il vostro cuore, la vostra mente soffre, la vostra mente non è tanto piena di felicità e allegria, tenere sempre il sorriso, perché con il sorriso riusciamo a combattere questi momenti così disgraziatamente grigi e senza colori. Ma anche alla nostra noia, alla nostra solitudine magari della chiusura, ma soprattutto la nostra solitudine perché ci manca quella socialità, quell'incontro amichevole, fraternale che si ha con i nostri amici tutte le serate, in tutti i momenti che si va a passare un fine settimana, ma anche le serate normali in luoghi dove c'è il culto del ballo, il culto della musica, soprattutto della nostra musica, la musica cubana. È per questo che diciamo grazie ai musicisti cubani e soprattutto iniziamo questo nostro viaggio di lunedì, esattamente del 5 aprile 2021, 19:08 minuti, questo è il Ritmo Armonia, siamo su salsonradio.net. ¡Suscríbete!
Ma il nostro viaggio musicale è iniziato con Los Soneros Dorados del nostro grandissimo amico Carlos Saravia, con la voce di Peppe Tinnes, la musica per iniziare il nostro, ripeto, viaggio musicale, per colorare questi nostri momenti, ma soprattutto colorare questi momenti così grigi, tristi di questo anno che continua ad essere ancora una volta quello che noi non vogliamo, quello da dimenticare. Dalla play, musica de Cuba, ritmo armonia, come dice, musica! Ciao Marco! Si ya no estás en Cuba, yo sé tú puedes luchar, no tengas duda. Mi gente quiere libertad. Y depende de tu familia, sales a luchar bajo el sol, la lluvia. Y si tuviste que emigrar es porque el beneficio está lejos de Cuba. Esa es la verdad. No todos pudieron llegar, son muchas las familias que hoy piden ayuda. Yo nunca me podré olvidar de aquellos que partieron. Me fui, aquello estaba malo y en candela. Yo sin zapato y pa' la escuela, sobreviviendo con mucha espuela. Con el cigarro en menudeo de mi abuela. Te digo la verdad, no me arrepiento. Mi cuerpo fui de libertad a los cuatro vientos. Aquello estaba súper violento. La policía dando palos sin lamento. No quieren desunir, forma tormento. Y los cubanos somos uno fuera adentro. Te digo la verdad, yo no te miento. Eso es, date la mano cubano. Ovviamente un tributo a todo lo cubano que vive nel mondo intero, un cubano che quiere su libertà di espressione, libertà di comunicazione, libertà di conoscere il mondo, di conoscere la gente, di conoscere nuove culture, también dal vivo, e quindi di vivere nuove realtà culturali, realtà di vita del mondo. Eso es. Date la mano cubano, l'estero. E ora Lenier, oltre voce incantevole, melodiosa, romantica también. Una voce che ci va a portare in un viaggio musicale, iniziandolo con questo nostro armonia. Con tanto ritmo però. Salson Radio, Massimo Roger, ritmo armonia. Musica! Mamá, ay, gracias por enseñarme.
mucha bendición con mi madre. Díselo, Mauro. Lenier. Dale, Lenier. Dice. Eso è, voce romantica, voce armoniosa per questo nostro appuntamento di lunedì 5 aprile 2021, 19 minuti, era Como te pago, e ora Tirso Duarte, lo che si scuccia tutto parte, stiamo già avvicinandoci all'appuntamento di quest'oggi che è soprattutto improntato su una immagine musicale, identità musicale importante, quella di Enea la Banda, donde Tirso Duarte ya cantò. Dale play. Perché ti empeñas en decir que yo fui malo? Felice Pasqua a tutti. Saben que tú fuiste quien falló. Con esta máscara de ser mujer sincera, vas mintiéndole a los hombres por montón. Ahora me dices que tu mal fue por mi culpa y te perdiste en la pasión. Fuiste quien falló. Sí, y yo eso no puedo quererte más, porque otra mujer robó mi corazón. Ah, la, 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 la. Hoy te conozco de verdad y sé quién eres. Vivo con saludo a Ramón, dale play. No detenerte cuando tú cogiste vuelo y decidiste cambiarme por otro amor. Ahora que vienes de rodar sola en el mundo, que te pagaron como tú pagaste mal, vienes pidiéndome perdón y que estemos juntos. De amor lo siento, pero no. Ascoltando Tirso Duarte, lo che si scuccia tutta parte qui su Salson Radio. Con lo poco que
carissimi amici, è già iniziato il nostro viaggio musicale con due brani, anzi tre brani molto romantici, ma soprattutto quello di apertura, quello di invito ad ascoltare, a fermarsi sulla nostra pagina di Facebook, di Instagram, YouTube, ma soprattutto su salsonradio.net, il nostro sito dove c'è la qualità audio e video. Per favore connettetevi, condividete, ma soprattutto regalatemi un invito ad un vostro amico che non conosce la musica cubana ma che ama la buona musica, che ama il jazz, il rock, il soul, il funky, la musica leggera. Per questo io dico, vamo a invitare la gente che non conosce la musica cubana però che ama la musica. Por eso estamos aquí para divulgar la cultura, l'arte musicale di un paese, di un pueblo, Cuba e los cubanos. A veces pienso que pudo ser diferente. Un saluto a Ramon Perez Batista, grande maestro de baile, soprattutto tumbadora deluso. Ciao Marco, ciao Sandro, dalle play. Dice! Solo me quedan los recuerdos de las cosas que vivimos. Seguir con un pasado que no volverá. Ahora le pido a la vida que te puso en mi camino. Seas feliz, mi amor, por siempre te amaré. Eso es. José Carlos García. La colaborazione di Alain Perez, regresa. Vivo pensando en los momentos a tu lado, días en los que no había principio ni final. Ahora lamento que nuestro amor se haya acabado. El tiempo pasa y para ti no hay. Repítelo, por favor. Regresa a mi vida, ¿por qué? Ahí nada más. Te quiero conmigo. Volver a besarte. Regresa a mi vida, por favor. Sí. Ay, qué bueno. Mira, José Carlos. Ahí nada más. Si no quiere que no vuelva. Energía pura. Clase pura, Alain Perez. Y ya yo le cantaste, y ya yo le canté. Ajá. Regresa. Regresa. Ay, nena, yo te quiero. Regresa. Sé que te fallé, mi amor, pero sí. No será tú. Mi cariñito verdadero, mami. Regresa. Regresa a mí. Ay, nena, yo te quiero. Que estoy para ti. Falla diciendo mucho que tu corazón.
eso. La Habana y Lima está bailando. La Habana, La Habana, La Habana está caminando, está bailando. Yo soy Carlos García insieme a Lime Perez per questo Regresa. E prima ancora abbiamo ascoltato Tirso Duarte con la Che Fagliò, due temi che parlano di amore, due temi che parlano di passione, di incontri venuti, finiti, terminati e che devono ritornare. E per eso vamo con un bolero per poi iniziare il nostro omaggio, il tributo, il mio piccolo piccolo tributo all'anniversario di Enrique Lavanda. Nostalgia es un bolero mal cantado, de madrugada después de darse unos tragos y recordando algún amor que ya ha pasado. La verdad es que esos amores son a veces olvidados en el trajín de este existir tan ordinario, con que la vida pasa el paso de los años. La verdad es que de tu amor solo me queda este bolero. Sentimental aparición en mi bohemia de una florida juventud que ya se aleja. Salvar este bolero del olvido, para que cuando olvides tú que me quisiste, puedas cantarlo y recordar que yo te quise. Eso, amor de bolero. Condivide por favor, comparte. Esta es la música de Cuba, es un bolero. Un nuevo bolero de una grande voz, una grande artista, una grande cantante la de Cuba. Verdad. Y Dania Valdés. Es que de tu amor solo me queda este bolero. Sentimental aparición en mi bohemia. De una florida juventud que ya se le. Salvar este bolero del olvido, para que cuando olvides tú que me quisiste, puedas cantarlo y recordar que yo te quise. Che lindo, che lindo, che lindo, che lindo, che lindo tema, che linda cosa, che linda de verdad voce, una voce incantevole, una voce che sicuramente tutti voi vorreste ascoltare altri brani, vorreste conoscere altra musica. Bene, vi avviso che il disco lo potete comprare su tutte le piattaforme. Il suo nome è Dania Valdés, una grande voce, una grande donna, soprattutto bellissima donna, non c'è che dire, no, come non possiamo dire questo, quando, come si dice, no, a César lo che è de César, no, il merito è chi lo
lo merita. E Daniela Valdés veramente merita bellezza, arte e grande, grande, grande professionalità nel trasmettere emozioni cantando la musica de Cuba, soprattutto il bolero, la balada, il danzon, il son. Eso è. Bene, andiamo avanti. Abbiamo detto che oggi c'è il mio piccolo tributo, ma proprio piccolo tributo da un piccolo promotore o divulgatore della musica cubana, della cultura cubana. Oggi, esattamente del 4 aprile del 1988, un grande musicista che aveva già iniziato la sua carriera professionale e soprattutto nelle grandi orchestre, nelle famose orchestre, quelle orchestre che hanno dato un principio di cambiamento, quelle che hanno iniziato a dare ai musicisti che ne facevano parte e quindi hanno acquisito questa forza, questa vitalità, questa creatività dei loro maestri di cambiare la musica tradizionale, ma cambiarla, più che cambiarla, scusate, è di unirla, fusionarla, amalgamarla con altre identità musicali, prendere spunto da ciò che succedeva nel mondo in quegli anni, dal beat al rock, al blues, al rhythm and blues, al soul, al funk, al jazz, per creare una musica cubana tradizionale ma che sia proiettata nella contemporaneità, nella modernità, che si proietti nel mondo intero, che abbia forza di rompere lo schema, rompere tutti gli schemi della musica cubana per poter appunto entrare nelle preferenze dei cultori della buona musica e soprattutto dei grandi bailadores del mondo intero che già amavano la musica cubana tradizionale, anche se pensavano che fosse una musica afroamericana, una musica costruita, precostruita in America grazie alla Fania All Stars, ma ben pochi riuscivano a comprendere che in realtà la Fania All Stars non era altro che una proiezione di quella che era la cultura musicale, artistica, culturale di un paese chiamato Cuba. Appropriandosene di questa cultura, appropriandosi di questa grande forma di arte, e Fania All Stars e tanti altri musicisti cubani e non, che si erano trasferiti in New York, si erano trasferiti negli States e si erano trasferiti in Miami, hanno ovviamente attinto come dei vampiri, attinto e soprattutto hanno donato i cubani che c'erano, che sono emigrati negli States, a dare musica, a dare note musicali, a dare arte, a dare storia musicale di un paese, il danzon, il son, il Tsukutsuku e Changui, insomma tutti questi generi musicali che in America hanno avuto una grande popolarità, con il mambo, il cha-cha e ovviamente anche con la musica poi soprannominata, chiamata salsa, volgarmente chiamata salsa. Bene, possiamo ben dire che in quegli anni c'era un artista che militava in due grandi orchestre, che ha militato in due grandi orchestre, esattamente con la grande orchestra de Chucho Valdés Iraguere, la grande orchestra de Los Van Van del maestro Formel, e después nel 1988 si presentò nel mondo, si presentò su un treno chiamato Musica Bailable Popular Contemporanea de Cuba, creando la sua identità assimilata, assorbita da questi grandi artisti, Juan Formel, Pupi Changuito e ovviamente il maestro Chucho Valdés e il maestro Revé. Non dimentichiamo l'orchestra Revé, che è dette in realtà il vero inizio del cambiamento della musica cubana. Dicevo, bene, c'era un artista, un musicista, un flautista che apprendeva, che assorbiva tutti questi cambiamenti e li ha fatti suoi per aprire una sua identità musicale, creare la sua identità musicale, creare una nuova identità musicale, un nuovo cammino per la musica cubana. Esattamente quello che noi oggi conosciamo e chiamiamo timba, era la NG, la banda. Yeah, baby.
richiesto da Ramón Pérez, maestro. Eso es el trágico. Ahí nada más. Eso. Ahí nada más. Dice. Bueno, dicevamo della grande esperienza, creatività e anche quello di comprendere che la musica cubana si deve cambiare, la musica cubana deve prendere una svolta, deve prendere una nuova scena nel mondo intero, una nuova scena musicale. È importante cambiare il concetto di musica bailabile ed è Cuba, portandola nella contemporaneità. Il maestro José Luis Cortés, grande autore, compositore, grande flauta, ripeto, con il rachere e también Van Van, dopo questa esperienza presenta nel Caffè Cantante il suo progetto musicale, che prende il nome di NG, la banda Nuova Generazione. Significa NG, Nuova Generazione, la banda che demanda, oppure subito battezzata proprio per la forte presenza dei fiati e la forte presenza della parte metallica, così si dice, dello smetales, degli fiati, ti vengono soprannominata subito all'istante Los Metales Terrificante, del terror della musica cubana. Per questo è grande influenza, ovviamente ha avuto il jazz, l'esperienza musicale con Chucho Valdés, ma grande esperienza ha avuto anche il nuovo cambiamento del son, miscelato con il changui, miscelato con ancora altri generi musicali, anche come il bitter rock del maestro Formel, che creò il songo. Bene, tutto ciò insieme alla sua creatività, alla sua intuizione, quella di inserire ciò che stava succedendo
succedendo nell'America Latina, ma soprattutto negli States. C'è quel grande movimento di musica, black music, che in quegli anni imperversava, quei grandi fiati, quelle grandi trombe, quei grandi sax, quei grandi tromboni della musica soul funky, dei grandi artisti, Commodores, Temptation, Marvin Gaye, Al Green, e va a trasmetterla, a trasportarli nella musica cubana, creando una identità incredibile, una identità che prende energia e prende cultura, che prende storia, radici dalla musica cubana tradizionale, si apre al mondo e proietta nel mondo un proietto, una identità musicale ballabile, contemporanea, che esplode come più e forse di una bomba atomica, esplode nel mondo, esplode nelle sale da ballo, esplode tra i bailadores, esplode tra i cultori della musica ballabile. Si chiama e si chiama tuttora, si chiamava e si chiamerà e ancora continuiamo a chiamarla Timba. Questa era Enegué La Banda, 4 aprile 1988, Café Cantante, la prima apparizione di questo proietto musicale. E ovviamente nello stesso anno il primo CD che si chiamava, che prendeva il nome, che ancora tutt'oggi è uno dei più bei CD produzioni musicali del Tosco, di Enegué La Banda, No Se Puede Tapar El Sol. Ovviamente riconoscerete subito la voce di Isa Delgado, che fa parte di questo progetto musicale iniziale, insieme al coro anche di Paolo Feghe, ma dopo parleremo degli artisti che erano presenti in questo CD. Se va a escuchar un poquito de Heart on Fire, ¿eh? ¿Sí o no? Dice. Isa Delgado e Tony Calà, le voci di questa produzione musicale.
Sì. Vale, Perugio, Perugio. Hai una mano. Perugi. E eso. Eso es. Bene, eso era Neghi e la banda. Eso è un tema che dà il titolo a tutta la produzione musicale, la produzione musicale che prendeva il nome di Non se puede tapare il sol. Andiamo a parlare un pochettino anche degli artisti che hanno partecipato a questa prima produzione musicale, una prima produzione musicale che, ripeto, ha presentato al mondo il Caffè Cantante il 4 di aprile, proprio come oggi, e la grande orchestra, l'orchestra che ha dato un nuovo concetto mass contemporaneo alla musica ballabile di Cuba, unendola, mixandola con altre culture musicali, ma soprattutto con l'esperienza, la creatività, l'intuizione del maestro Chucho Valdés, del maestro Changuito, Juan Formel e también Pupi e maestro Revé, che a todo ha dato una idea, una, un cammino, un'apertura per il cambiamento della musica tradizionale cubana, come d'altronde anche il maestro Juan Carlos de Andenne e il maestro Pacho Alonso, padre de Pacito. Bene, dicevo, parliamo un pochettino degli artisti che facevano parte di questa prima produzione musicale, quelli che si presentarono sul palco del Caffè Cantante, che tuttora è Fucina, che è contenitore di nuove orchestre, contenitore di le nuove generazioni al Caffè Cantante. Ogni giorno, ogni sera potete ascoltare due orchestre delle nuova generazione, ma anche della generazione passata, in questo, ripeto, contenitore, in questo grande contenitore dove e se va a cucinare buona musica e se va ad ascoltare buona musica. E erano, abbiamo detto, i due cantanti che hanno fatto parte poi anche soprattutto nel tempo, come Tony Calà dell'orchestra Neghi Lavanda, insieme a Isaac Delgado, e era presente in questa prima produzione del 1988, ripeto, Non se puede tapare el sol, también come corista Paolo Feghe, che poi nello stesso anno crea il suo progetto musicale La Elite. Quindi abbiamo già detto Isaac Delgado e Tony Calà, ma poi andiamo ancora ad entrare nelle altre parti dell'orchestra, quelli che hanno dato quella forza, quell'energia allo Metales terrorista, terrificante del terror della musica cubana, esattamente German Velasco e Carlos Averfoff, e ancora con Monchida, Chaputin, Miguel Greco,
alle trombe, quindi una sezione fiati incredibile, ripeto, German Velasco, il Pidio Giaputin, José Miguel Gepo, Joan Munghia, probabilmente non pronuncio bene questi nomi, sono un po' difficili, poi sono dei nomi che non tanto come con assiduità andiamo a nominare, quindi non entrano bene nella memoria della pronuncia, però ripeto, SOE, magari vi do anche vi do i soprannomi come José Miguel Greco, che era El Greco, e non dimenticare ovviamente che c'era una grande parte, una grande base di percussioni che dava potenza, che dava quella forza propulsiva, quella forza esplosiva, oltre ai fiati, a tutto il ritmo che partiva, che si manteneva, la sonorità, l'identità musicale di Nigel Lavanda è ancora tuttora. Allora c'era un grande musicista, un grande batterista, Giraldo Piloto Barreto, alla batteria. E ancora avevamo Feliciano Arango al basso, Rodolfo Perrucin al piano, grande piano ovviamente, con i suoi tumbao, i suoi assoli che sono rimasti mitici nella storia, che hanno dato l'esempio, che hanno dato anche il modo di suonare moderno a tanti altri giovani pianisti che tuttora noi ascoltiamo e studiano questo grande artista Perrucin. E ancora c'era Miguel Angel Armas al teclado, e ovviamente anche lui è stato un maestro per tanti artisti come Blanco, también con altri musicisti che sono le tastiere, insomma una banda composta da artisti incredibili. Al Tumbadora c'era Juan Nogueiras e Wichi, Tumbadora e Conga, e Barbaro Argudini al Bongo, e poi ovviamente, ripeto ancora, alle voci Tony Calà, Isai Delgado e Paolo Efegué, che diciamo si è limitato in questa produzione musicale a dare il suo supporto e apporto e collaborazione con il coro in vari temi. Bene, questo CD, questa prima produzione che è nata nello stesso anno dove della fondazione dell'orchestra del maestro Tosco, sono stati due brani che sicuramente hanno elevato, hanno creato interesse e sono la preferenza di molti amanti della timba, della nuova generazione di quegli anni, e uno è sicuramente questo che stiamo per ascoltare, e vi faccio ascoltare con attenzione, raccomandandovi di andare su, se casomai su Facebook o sulle altre piattaforme non ci ascoltate, non ci vedete, noi siamo sempre su salsonradio.net, fissi lì, non ci muoviamo ragazzi, quindi tranquilli, potete andare su salsonradio.net, ci vedete, oppure sulla mia pagina Facebook Massimo DJ Roger, e quella ovviamente sulla pagina del salsonradio.net, anche se noi vi consigliamo di andare su www.salsonradio.net. Bene, andiamo ad ascoltare, e una ultima raccomandazione, così poi ascoltiamo musica e non parlo più, quella di, per favore, invitare i vostri amici, invitate quegli amici soprattutto che non conoscono la musica cubana ma che sono amanti della buona musica, quindi invitateli, fate ascoltare il nostro appuntamento, fate ascoltare i nostri appuntamenti di Salson Radio, fate ascoltare la nostra musica e vedrete che avremo altri innamorati appassionati della nostra musica, la espressiva. Oh,
Maya, hace su, ye Maya, ye Maya. Saludo a Yever. Vamos a terminar el homenaje, el tributo a la banda. Este aniversario. La llave. Dice La Habana, La Habana, La Habana entera. Ahora sí, eso es la gran sezione dei fiati de Miguel La Banda, Los Metales del Terror. Eso es Los Sitios, sempre della prima produzione musicale. I due temi sicuramente che più hanno caratterizzato l'esplosione musicale di quegli anni della Miguel La Banda, anzi della prima produzione della Miguel La Banda, l'espressiva è Los Sitios entero. Eso! Rumbero.
sitio es un barrio obrero, sensible a la cubanía. ¿Dónde está la amada mía? ¡Wiro! Cuando subo por Maloja y bajo por Campanario, Condesa me está esperando, la rumba no tiene horario. Oye, pretendo con esta rumba homenajear a los sitios que es un barrio. Bien, 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 bien bonito. Oye, nací en La Habana, soy habanero. Jesús María Belén, sí. Y los sitios enteros. Dice. Dios tiene lo suyo, la bendición de los santos. Por eso con gran orgullo, pa' los sitios pa' mi canto. Nací en La Habana, sí. Soy habanero. Oye. Jesús María Belén y los sitios enteros. Yo sé que hay muchos rumberos, está clave en Guaguancó, está Colombia de Puerto y también a Huirío. Nací en La Habana, lo digo yo. Soy habanero. Jesús María Belén y los sitios enteros. La rumba se trae en la sangre, ya empecé al topo y la guamalanga. Oye, grandes rumberos. Saluto a Alvaro, ciao Alvaro, un abbraccio per te. Dalle Play Italia. Sì. Dice. Te estoy invitando. Nací en La Habana, soy habanero. Jesús María Belén y los sitios enteros. Los sitios me están esperando con tremenda simpatía. Yo tengo para entregarles con mi canto la alegría. Dice. ¿Quién lo diría? Como dice. Jesús María. Eso es de verdad. Carissimi amici, siamo alle ore 20.09 minuti del 5 aprile 2021, esattamente in questo momento. Nel 1988 nasceva, si fondava, si creava, si presentava al mondo una grande orchestra. L'innovazione era nata con Enegué Lavanda e altri artisti che hanno partecipato con la loro voce, la loro arte, la loro musica, la loro forza di riuscire a trasmettere emozioni con la voce soprattutto. Tutto è Tirso Duarte, dalle Play. Encerrado entre cuatro paredes, solo te tengo a ti, solo a ti. Padre no me quiere ver, él no desea que yo esté contigo. No quiere entender que te amo y que en mi alma solo vives tú. Él dice que soy un bandido porque estoy educado en la calle. No tengo
Bellani si presentò come la nuova concezione, la moderna concezione di fare ballo, di fare musica ballabile cubana. Los Metales, la sezione fiati, Los Metales del terror, della musica cubana degli anni 90, Esoe! Tiene flow. Abbiamo ascoltato la voce di Lucio Duarte con Enegue Lavanda. Ovviamente non possiamo dimenticare altre voci, soprattutto femminili, della grande orchestra del Tosco, di José Luis Cortés, come Arlenis, come Monica Mesa, grandi voci che ora hanno un loro progetto musicale incredibile, un loro progetto musicale fantastico, una traiettoria, una carriera professionale dovuta anche alla grande passione del maestro Cortese e anche alla sua bravura di insegnare canto. Come ben sapete, anche un'accademia di canto del maestro Cortese, dove tanti artisti vanno ad costruire, a plasmare la loro vena artistica, come per esempio Yamil Peralta e tanti altri artisti. Dalla play, questo è Tiso Duarte, lo che si escucha in tutta parte nel mondo è il negro, è l'angel negro della musica cubana, con Enegue Lavanda, l'orchestra che dal 1988 ha dato una nuova identità musicale, un nuovo cammino alla musica ballabile contemporanea de Cuba, dalla tradizionale alla contemporanea, unendo la tradizione con la innovazione. E questo è appunto la dimostrazione di quello che è il progetto musicale del maestro Cortese, che è Lavanda. La musica tradizionale è influenzata, unita, amalgamata, abbracciata con tutto ciò che porta la musica nel mondo: jazz, funky, soul, rock. La tradizione con la contemporaneità, con l'arte e la cultura di altri paesi.
Son della Loma, rimodulando la musica tradizionale, portando nel jazz il soul e funky. Eso è. Dieci anni dopo esce una produzione musicale che prende il nome di Cuba, la tierra del sonno. Questo è Son de la Loma. Oye David, Son de la Loma. A testimonianza di quello che dicevamo, appunto, che il progetto musicale del Tosco, del maestro José Luis, prende ovviamente energia dalla musica tradizionale e potenza da tutto ciò che il mondo gli regala, esattamente la musica jazz, funky, soul. Era 1998 questo CD, questa produzione musicale, Cuba, la tierra del sonno.
con il brano Son della Loma in versione Eneghela Banda. Era il 1994 invece quando uscì questo brano che fece impazzire tutto lo amante della buona musica, soprattutto los bailadores della buona musica de baile. Saxofone, Eneghela Banda, canta Tony Calà. Simplemente lo mejor 1994. Boom. Eso. Oye, ese dice, era mío. Échale el limón también. Estaba presente aquí. Guantanamera. Hola DJ Chan Chan, un abrazo para ti. Y de pronto se lo llevaron en un motor. Al que coja con el saxofón. Ay, 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 ay Dios. Al que coja con mi saxo, te aseguro que lo agarro yo. Y lo mato. Mi saxofón, señora, ya se me perdió. ¿Quién se lo robó? Al que coja con el saxofón. Ay, 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 ay Dios. Si yo mantengo la casa con el saxofón. Al que coja con el saxofón. Ay, 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 ay Dios. Desapareció, no lo he vuelto a ver. Oye, ¿dónde se metió? Al que coja con el saxofón. Ay, 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 ay Dios. Adiós. Ay, ay, ay. A cogerlo. No te desesperes, espera. Ay, ay, ay. Ay, Dios, a cogerlo. Ni te precipites, pinte. Ay, ay, ay. Ay, Dios, a cogerlo. Oye, por tu despinte. Ay, ay, ay. Ay, Dios, el a cogerlo. El saxofón perdiste. Ay, ay, ay. Ay, Dios, a cogerlo. Mira quién se lo llevó. Ay, ay, ay. Ay, Dios, a cogerlo. Yo creo que el saxofón se lo llevó Gershwin para una rapsodia en saxofón. Dale saxofón. Thank you.
Vi ricordo, carissimi amici, che questo è Ritmo Armonia con Massimo Roggio DJ su salsonradio.net. Sono le 20:36 minuti del 5 aprile 2021, esattamente nel 1988 si presentava al mondo nel Caffè Cantante un'orchestra guidata dal maestro José Luis Cortés, che dopo varie esperienze, soprattutto con le esperienze musicali con l'orchestra irachera del maestro Ciuccio Valdè e Van Van, del maestro Formelle, insieme ovviamente alle esperienze e alla creatività, l'inizio, il cammino che dette il maestro Revé con la sua orchestra, crea il suo progetto musicale, un progetto musicale che prende ovviamente, come ripeto, energia, cultura e arte della musica tradizionale di Cuba, riportandola, mescrandola, fusionandola, abbracciandola musicalmente, fraternalmente con la musica jazz, la musica soul, funky, rhythm and blues, rock, che nel mondo in quegli anni stava realmente creando la contemporaneità. E quindi porta, dopo le sue esperienze, grazie anche all'intuizione del maestro Ciuccio Valdè, del maestro Pupi, Gianguito, Revé, porta, grazie alle loro intuizioni, la sua esperienza in un progetto musicale che prende il nome di Nuova Generazione Enegué La Banda. Era il 1988. Abbiamo ascoltato il saxofono tratto dal 1994, un CD che prendeva semplicemente il nome Semplicemente Lo Mejor. Bene, ovviamente grandi artisti hanno fatto parte di questa produzione musicale, la prima soprattutto con German Velasco, Esther Delgado e poi ancora Paulo Fegué, e ancora a seguire altri cantanti, artisti, musicisti e tanti brani che potremmo trasmettere e passare ore insieme ad ascoltarli tutti quanti. Io quindi vi consiglio di andare alla ricerca della storia musicale di questa grande orchestra, la storia artistica di questo grande musicista che è autore, compositore, flautista e grande anche maestro di canto, José Luis Cortés, di andare a cercare la sua storia, a cercare ad ascoltare la sua grande storia artistica, e questo sicuramente farà di voi degli amanti della buona musica, degli amanti della musica cubana, apprendendo che nella musica cubana contemporanea e moderna c'è l'influenza di tutto quello che noi abbiamo amato magari prima di conoscerla, e cioè il jazz, e cioè il funk, il soul, ripeto ancora, il rhythm blues, rock, pop, tutto ciò che era ritmo, armonia, melodia, romanticismo lo troviamo nella musica contemporanea, che prende inizio da Irachere e Revé, e ovviamente anche después da Van Van, Danden, eccetera eccetera, per seguire Enegué La Banda e dare il nome che tutti noi oggi ancora utilizziamo come timba, che racchiude alla fine nel suo calderone, nella sua parola magica, tutto ciò che si produce nella musica attuale e contemporanea, sempre con la sua energia che è radicata, ben radicata nell'humus della musica tradizionale. Vi dicevo che tanti brani, temi possiamo ascoltare per dimostrare la grandezza, la maestosità di questa identità musicale Enegué La Banda. Dovremmo fare ore e ore di trasmissione. Io invece vi voglio presentare l'ultimo brano di questo mio piccolo tributo al grande maestro e al grande Enegué La Banda, tratto da un CD che per me, credo dopo il primo dell'88, quello del 2013, Echele Limón, donde troviamo un brano, oltre a Echele Limón che dà il titolo al CD, un brano che sicuramente ha dato visibilità, ha dato tanta popolarità e ha fatto diventare famoso anche per chi ancora non lo conosceva in quegli anni, negli anni 2000, l'orchestra del maestro Cortés, soprattutto nei concerti che si sono susseguiti, che hanno conquistato i live, i palcoscenici di tutta Europa, anche d'Italia e dell'America, Stati Uniti e America Latina, Giappone, ricordiamo. Andiamo avanti ad ascoltarlo. Il brano è ovviamente Santa Palabra, e con questo brano, e mi spiace non farvi ascoltare Ternura e Impazienza, Echele Limón, insomma tanti altri temi che meritano essere riascoltati, perché conosciuti sicuramente tutti voi che amate la musica cubana già li conoscete e li ascoltate, ma io volevo farli riascoltare soprattutto a coloro che non conoscono la musica cubana. Fate ascoltare questi brani
brani, fate ascoltare Neghe la banda, fate ascoltare il ritmo, l'armonia, la melodia, la grande intuizione artistica di questa musica, di questa orchestra, di questo artista, a coloro che non conoscono la musica cubana, e vedrete che sicuramente avremo altri amici, altri fratelli che ameranno la musica cubana e insieme ameranno anche il ballo, perché semplicemente molti si sono avvicinati alla musica cubana grazie al ballo, e dobbiamo dire grazie a tutti coloro che amano ballare, ma dobbiamo anche riprendere quelle persone che amano la musica cubana fatta per il ballo, e dopo di ciò imparare a ballare. Eso è, dalle play, Santa Valabra, musica! Auguri, felicità, happy birthday, happy anniversario, e Neghe la banda, dalle play, boom! Sì! Sì, dice! Ai, sì! Eso. Oye Alvaro, un abrazo para ti.
Terror. Abbiamo ascoltato, carissimi amici, una produzione musicale incredibile, Santa Palabra e Celelli Mon 2013 e altri brani, per iniziando dal 1988, è l'anno in cui nel Caffè Cantante il maestro José Luis Cortés, forte delle sue esperienze musicali e artistiche avute con Irachere, del maestro Ciuccio Valdè e Van Van, del maestro Juan Formel, insieme ovviamente alle intuizioni musicali che in quegli anni stavano cambiando la musica cubana, portandola dal ballo tradizionale, musica ballabile tradizionale, alla musica contemporanea, sempre prendendo energia dalla tradizione, dalla cultura, dall'arte che è l'humus principale di tutto ciò che si produce in Cuba, il son, il son montuno, il changui, il sucusucu, la conga, ovviamente danzon, bolero, mambo, chacha, insomma tutti quei ritmi che sono nati nella terra di Cuba e si sono poi divulgati nel mondo intero.
partendo soprattutto dagli States, dove si sono appropriati, grazie ovviamente anche ai musicisti cubani che sono emigrati, ma anche a tanti altri musicisti latini che vivevano negli States o che ascoltavano la musica nell'America Latina, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Santo Domingo, che hanno assorbito i ritmi cubani creando le loro proprie identità. Ma questo dobbiamo sempre ricordarlo e dare a Cesare quel che è di Cesare, che tutto è nato nella creatività, nella grande storia, arte che è radicata nella terra de Cuba. Bene, in quegli anni, ripeto, tanti ritmi sono nati negli States, soprattutto è nato un progetto musicale che prendeva il nome di Funny All Stars, che cambiò anche un pochettino l'identità, non mi permetto di dire la parola a rubare l'identità musicale di Cuba, creando una parola che era salsa, per riunire tutti i ritmi cubani, toglierli della propria identità e rimetterli in un calderone chiamato salsa, per così far perdere, credo, si pensava, si dice almeno dai critici musicali, di togliere, di spogliare queste note musicali, queste storia musicale dalla identità, dalla terra, dall'humus di Cuba, e portarlo in una nuova dimensione che era semplicemente salsa, quindi nata lì negli States, conosciuta negli States e fatta esplodere nel mondo il ballo negli States. Ma questo, in verità, gli anni, poi, come si dice, la verità esce sempre, la verità si conosce, la cultura non si può nascondere, la storia non si può inventare. Tutto ciò era è stato creato grazie alla bravura, agli artisti, alla storia di un popolo afro-cubano, appunto. E questo è storia, non sono invenzioni, e sulla storia non si può tanto discutere, tanto tappare, come dice appunto il maestro Cortese, non si può tappare il sol con una foglia. Bene, ringraziamo ancora il grande artista José Luis Cortés per il suo grande progetto musicale Negue la Banda, che ci ha portato tutt'oggi nella nostra quotidianità, nella nostra passione, nostro amore, una musica, una parola che questa volta racchiude meglio tutto ciò che si è creato in Cuba. La parola è timba. Grazie al maestro Tosco, grazie a Negue la Banda, e mi permetto anche di ringraziare quei grandi artisti che hanno dato la forza, l'energia, che hanno dato l'intuizione al maestro José Luis Cortè, il Tosco, e cioè il maestro Ciuccio Valdè, il maestro Revé o dell'orchestra Revé, il maestro Juan Formel Cianguito, il maestro Velasco e il maestro Pupi, Cesar Pupi, che poi creò appunto il suo progetto Lo Chieson Son. Grazie, e siamo veramente onorati e fortunati di aver conosciuto anche qui da noi nel Salento e nel Fico Ricco l'orchestra, appunto nel brano El Papi, e con, nel momento di splendore, e con le voci femminili di Monica Mesa, Arlenis e La Diosa, in quegli anni dove appunto si cantava questo tema El Papi, eccetera eccetera. E il mio piccolo e modesto omaggio qui su salsonradio.net, alle ore 20:44 del 5 aprile 2021, termina sempre con un umile grazie maestro. Calentar los motores como una noche.
dice. Non a caso abbiamo inserito un brano di Monica Mesa, perché è stata anche lei una esponente vocale di questo progetto musicale degli ultimi anni, appunto negli anni 2000. Eso è la sua l'ultima produzione musicale, La suerte è loca, El Tumbao, un brano che ha calientato il verano passato le piste del mondo intero e soprattutto le piste del Figorico. Bailando, 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 eso è il tumbao di Monica Mesa. Boom, batà! Eso! Sì! Ai, dalla play! Che grande, grande musica, grande identità musicale che abbiamo ascoltato anche con Monica Mesa, che ripeto viene dalla grande scuola del maestro Cortene che Lavanda. E qui andiamo ad un altro grande artista, un artista della nuova generazione, di coloro che stanno prendendo a piene mani dagli anni 90 quell'identità musicale che hanno creato il ritmo odierno, il ritmo della timba. E qui stiamo parlando di un artista che è nato in Camaway, che ha fatto parte della grande orchestra Maraviglie de Florida, per poi viaggiare ancora con l'orchestra di Elio Revé, dove Charangon, dove ha ottenuto la massima popolarità insieme a quella precedente Revé con il maestro Juan Carlos Alfonso Sudandén, e per poi creare la sua identità musicale che prende appunto il nome di El Espresso de Cuba. Tienes que aceptar que ha llegado el final, que ya no hay.
terminar. Tiene que terminar. Cuando yo quise, tú no estabas, se acabó. No, 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 no supiste valorar el amor que te entregué, por eso no queda nada. Cuando yo quise, tú no estabas, se acabó. Y tú querías jugar conmigo, te dije de eso nada. Cuando yo quise, y como dicen mujeres, se acabó. Y él quería jugar conmigo, y le dije de eso nada. Cuando yo quise, tú no estabas, se acabó. Y te olvidaste que yo soy una dama, que soy independiente y dueña de mi cama. Yo no soy una fulana, ni tampoco una mengana. Por eso fue, mira, que te cogió la corriente. Eso que tú no entiendes. Oye, que te tocó la doblente. Eso lo que tú no entiendes. Te olvidaste que yo soy una chica diferente. Un saluto, maestro Berni, un abrazo para ti, dale play. El espresso. Al Espresso de Cuba, il progetto musicale del autore, compositore, bassista, grande bassista Aizar Hernández II, figlio d'arte, proveniente dall'orchestra Maraviglia de Florida, de Danden, de Charangón. È ora il suo progetto musicale che sta creando dei temi eccezionali, delle sonorità importanti, ma soprattutto dei brani, dei temi bellissimi che tutti quanti noi oramai facciamo propri nelle serate, nelle grandi serate di socialità, di ballo, di amicizia, di amore, di passione per la musica cubana. Andiamo ancora avanti, le 20:55 minuti, e altri 5 minuti per il nostro appuntamento Ritmo Armonia de salsonradio.net 54 2021. Andiamo nella contemporaneità, quello che si crea nelle fabbriche dell'arte, quello che si crea nella musica di oggi e quello che si va a fusionare con ciò che produce il mondo, la urban, il reggaeton, la fusion, il funky, il soul con la musica de Cuba. Eso es, la reina del real eres tú. De la noche, tú eres la estrella, siéntete segura, siéntete bella, que nada ni nadie detenga tu ritmo, pueden quererte, pero no es lo mismo, a tu propia fiesta acaba de empezar, abre tus alas y echa a volar. Bella nena, tú brillas como una estrella, donde quiera que camines dejas huellas, de la fiesta la más linda doncella, así es ella, así es ella, solo existes, tú eres el centro, siempre disfruta de tu momento, sonríe.
ti y de ser feliz. Fusionando la reina la real eres tú flow. Carissimi amici, il nostro tempo a disposizione è terminato dopo questo brano che va ancora a rappresentare la vera modernità, la contemporaneità di oggi, la musica che si sta creando in questi ultimi tempi, unendo la urban con il son, la rumba, eccetera, eccetera. E vengono fuori delle identità musicali eccellenti, ma soprattutto delle identità che ci creano delle grandi emozioni, emozioni che ci portano ovviamente ad essere allegri, divertiti, ballare, soprattutto ballare anche nella nostra casa. In questo anno da dimenticare, grigio senza colore, teniamo la nostra musica che ci colora. E in este anno sin color tenemos nuestra musica, va a colorar nuestro tiempo. Questo tiempo así, sin color, así, sin emozione, así que se va a quedar solo, solito, en su casa, en nuestra casa. Tenemos la música para bailar, para que se colora nuestra vida, que se colora nuestro tiempo. Ese tiempo, por un año de olvidar, la música para bailar, para recordar. Ciao a tutti carissimi amici, e grazie a voi che siete stati presenti, grazie soprattutto a coloro che hanno condiviso, che hanno regalato un like, che hanno regalato una stella a salsonradio.net. Vi ricordo che il nostro appuntamento lo potrete riascoltare su salsonradio.net tra 10 minuti, e domani sul mio canale YouTube Massimo DJ Roger, come anche sulla mia pagina Facebook Massimo Roger DJ e ovviamente Salson Live Radio. Bene carissimi amici, ciao a tutti, ciao ciao, vi lascio con un brano che è, diciamo, una dimostrazione attuale nel mondo come hanno appreso, è appreso la sonorità di Enrique Lavanda, portandola quest'oggi con il nome di Timba. Ciao a tutti, eso è, ciao, grazie, grazie, ciao, appuntamento a giovedì, giovedì prossimo sono qui alle ore 5:30 del pomeriggio d'Italia, ciao. Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie, e grazie a maestro José Luis Cortés, el Tosco, por su nueva generación, Enrique Lavanda, ciao, eso es Lazarito, es la máquina per... llaman fusión de los ritmos de todo el mundo ligados con el sol. Ahora yo te lo entrego y ahora yo te lo traigo con mambo y tumbao y un coro pegado que dice si se te olvidó.
timba. Timba pa' que goce. Con sa, que ya se pegó. ¿Quieres escuchar buena música?